Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono Fabio Cianflone e sono il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'istituto. Voi avete, immagino, tutti quanti frequentato il corso di 4 ore generale sulla sicurezza, per cui dovreste averlo fatto tutti. Quindi sapete un pochino di che cosa parliamo. Stiamo parlando in questo caso di un progetto, no, di alternanza scuola-lavoro sulla sicurezza, che poi magari potremo fare in futuro. Ma parliamo invece della vostra sicurezza quando venite a svolgere attività, dei progetti all'interno dei nostri luoghi di lavoro. I luoghi di lavoro come anche il vostro luogo di lavoro, la vostra scuola, comporta, a seconda delle attrezzature, degli impianti utilizzati, delle attività che si svolgono, comporta dei rischi per la sicurezza e per la salute. E quindi bisogna che si mettano in campo una serie di misure di prevenzione e di protezione affinché nessuno si faccia male o comunque per controllare i rischi sui luoghi di lavoro. In questo caso, per quanto riguarda i progetti, abbiamo due organizzazioni, o meglio, partiamo da un altro concetto. Voi siete degli studenti. In quanto tali siete comunque equiparati a dei lavoratori a tutti gli effetti. Per cui ecco perché nelle vostre scuole frequentate i corsi sulla sicurezza. Quando venite su un luogo di lavoro come il nostro, in questo caso siete considerati, anche in questo caso siete considerati lavoratori a tutti gli effetti, per cui siete destinatari delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, siete considerati lavoratori non tanto quando fate attività didattica pura, quando utilizzate attrezzature pericolose piuttosto che sostanze chimiche, piuttosto che impianti particolari, che comportano per loro natura dei rischi, no, intrinseci, e quindi praticamente dobbiamo mettere in campo una serie di provvedimenti per far sì che questi rischi siano sotto controllo e quindi voi non vi facciate male. Quindi studente uguale lavoratore, qui siete considerati a tutti gli effetti dei lavoratori, così come i dipendenti dell'ISPRA o come gli altri ospiti che vengono a trovarci. In particolare, come è organizzata le convenzioni da cui partono questi progetti di alternanza scuola-lavoro, mettono molta attenzione alla sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare per la vostra incolumità, per cui qui ci sono due organizzazioni, una è la vostra scuola e l'altra è in questo caso l'istituto, no? Che si devono in qualche modo interfacciare, devono collaborare, cooperare affinché le attività si svolgano, attività di alternanza scuola-lavoro si svolgano in sicurezza. Per cui c'è l'interazione di tutte le figure preposte a fare sicurezza sui luoghi di lavoro, quindi c'è l'interazione tra i due datori di lavoro. Nel vostro caso è il preside, il dirigente scolastico, nel nostro caso è il nostro direttore generale. Devono collaborare anche i rispettivi responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, quello della scuola e quello dell'istituto, e in particolare due figure sono, diciamo, particolarmente interessate, fondamentali in questo caso, che sono i due preposti, uno della scuola e uno del nostro istituto, e sarebbero i cosiddetti tutor, cioè quelle persone che vi accompagnano all'interno dei nostri luoghi di lavoro durante questo progetto. Durante le attività che comportano dei rischi, loro devono essere costantemente presenti, in modo tale che, insomma, si prevengano eventuali infortuni o rischi o quant'altro. Questa quindi collaborazione è stata stabilita un po' per legge, perché sono due organizzazioni che si interfacciano e che lavorano tra di loro e che quindi devono fare in modo di collaborare e cooperare affinché i rischi siano sotto controllo e voi non vi facciate male. In particolare, su che cosa ci si concentra? Ci si concentra tanto sui rischi specifici che trovate su questo luogo di lavoro, per cui in qualche modo abbiamo posto l'attenzione su quei luoghi di lavoro, su quelle attrezzature o eventuali sostanze con cui potete venire a contatto, a cui potete essere esposti. Quindi, ma questo non basta, c'è bisogno anche di un vostro coinvolgimento, c'è bisogno di questo incontro, c'è bisogno anche di incontri magari che faremo più in là, c'è
bisogno anche per esempio di alcuni briefing che dovete fare con i responsabili e gli addetti interni alle emergenze per affrontare le emergenze in modo tale che voi siate preparati in qualsiasi evenienza, qualsiasi emergenza. Per cui su questi due aspetti ci si è concentrati noi che siamo gli addetti ai lavori. Da una parte i rischi connessi alla frequentazione del luogo di lavoro, all'uso di attrezzature, all'uso di sostanze, all'uso di laboratori e quant'altro. Dall'altra parte il vostro coinvolgimento per darvi quelle informazioni, quelle nozioni minime per poter proteggervi, insomma, e fare prevenzione, in questo caso, per non far accadere, infortuni o qualsiasi altra esposizione a rischio. Quindi in particolare che cosa si fa? Così come fa i vostri responsabili della sicurezza, si fa la valutazione dei rischi. In questo caso la valutazione di quali rischi? Rischi che nascono dalla vostra presenza all'interno dei nostri luoghi di lavoro, che comportano, come ripeto, una serie di rischi. Noi abbiamo fatto in modo chiaramente che la vostra presenza, cioè abbiamo fatto prevenzione nel senso che abbiamo in qualche modo bonificato, no, i nostri ambienti prima di ospitarvi, nel senso che abbiamo fatto in modo che alcune situazioni pericolose venissero rimosse in modo da garantirvi un ambiente sicuro, un ambiente diciamo, intrinsecamente sicuro. Tra l'altro le attività che voi svolgete all'interno del nostro istituto non sono particolarmente pericolose perché frequentate, adesso li vediamo, frequentate questo edificio, frequentate Brancati 60, in alcuni casi si va in laboratorio come a Palermo e a Milazzo, Palermo non abbiamo solo uffici, però a Milazzo c'è anche lì, c'è un laboratorio, e non sono di per sé luoghi molto pericolosi, tranne nel laboratorio che c'è qualche attenzione da tenere in più. Quindi in generale qui frequenterete i nostri uffici, le nostre sale, il nostro probabilmente la saletta con i computer, no? Immagino andranno di là, e le nostre sale riunioni, per cui sono ambienti in cui le attrezzature presenti sono al più i videoterminali, le postazioni tipiche da videoterminale. E non c'è particolarmente pericolo, particolari pericoli. L'altra attenzione, l'altro motivo di particolare, insomma, attenzione da parte nostra è stato quello della gestione dell'emergenza, cioè se dovesse succedere un principio di incendio oppure qualsiasi altro tipo di emergenza per cui si rendesse necessaria evacuare l'intero edificio, lì abbiamo posto un pochino più di attenzione perché comunque ci troviamo in edifici molto grandi, ci sviluppiamo circa su 8 piani, poi ve lo faccio vedere un po' la planimetria dell'edificio. E quindi evacuare un edificio di 500-600 persone a seconda dei momenti non è una cosa proprio semplicissima, quindi bisogna porre un pochino d'attenzione. Poi, specie quando lo si fa in situazione di emergenza, per cui gli animi sono un pochino più agitati, no? Non è, qualcuno che può andare un pochino in confusione, qualcuno che può avere paura e così via. Per cui in quella fase bisogna prestare un pochino d'attenzione perché sennò la fase stessa di evacuazione può comportare un pericolo, no? Per le persone, non tanto il pericolo da cui si origina la necessità di evacuare l'edificio, ma la stessa evacuazione può comportare dei problemi per chi partecipa. Quindi vi dicevo, da una parte c'è la valutazione dei rischi che ha fatto il vostro istituto, dall'altra parte c'è la nostra valutazione dei rischi, alla fine ne è venuto fuori un documento, che è un documento di valutazione dei rischi che verrà e viene insomma in qualche modo, adesso in firma il nostro direttore generale, avrebbe dovuto firmarlo, perché lo firma il responsabile del servizio prevenzione e protezione, lo firma il medico competente, poi passa dal nostro direttore generale. Questo documento sarà allegato al vostro progetto. In questo documento, che è il famoso documento di valutazione dei rischi, all'interno di questo documento ci sono tutti i rischi valutati e anche le misure di prevenzione e protezione, che mitigano in qualche maniera i rischi individuati. Ovviamente, come vi dicevo, siccome i soggetti che intervengono in questo tipo di attività sono due, da una parte c'è la scuola e da una parte c'è l'istituto, i compiti sono divisi, no? L'istituto, per esempio, vi assicura
l'assicurazione, in questo caso, assicura l'assicurazione durante le attività, vi ha erogato una formazione generale, avete fatto le 4 ore di formazione generale ai sensi del decreto legislativo 81. E noi integreremo con questo intervento ed eventuali altri interventi, come vi dicevo, per la gestione specifica delle emergenze, e quindi completiamo la formazione specifica in particolare. Siccome però i rischi specifici sono veramente limitati, in realtà questa integrazione si limiterà a darvi, come vi dicevo, quelle nozioni minime per come comportarsi nel caso della gestione delle emergenze. Però se si dovesse poi rendere necessario, e questo lo sapremo tramite le informazioni del nostro tutor interno e dei vostri tutor, se sarà necessario da integrare un'altra informativa oppure una formazione specifica su rischi particolari, potremo sempre farlo. Al momento non ne vediamo la necessità perché, come vi ripeto, sia le attività sia i luoghi di lavoro che frequentate al nostro interno sono veramente, insomma, tra virgolette, sicuri. Quali sono le misure di prevenzione e protezione? Beh, in particolare la voce generica che vi ho scritto qui, l'osservanza degli obblighi di legge, cioè tutte le attrezzature, gli impianti, ma la stessa struttura, gli spazi rispettano una serie di normative standard che sono, diciamo, l'agibilità dell'edificio, no? Il collaudo della struttura, per cui dal punto di vista strutturale garantiamo il fatto che la struttura è sicura, come sono sicuri gli impianti, perché oltre ad avere impianti che rispondono alle norme di legge, quindi sono dotati di certificazione di conformità, e inoltre facciamo una costante manutenzione di questi impianti, di queste attrezzature, per cui garantiamo che siano sicure. Nel vostro caso, io credo, per come ho visto dai progetti e per come mi hanno detto i vostri tutor, non dovreste avere bisogno di DPI. Vi ricordate questa sigla? Sta per dispositivi di protezione individuale. Sarebbe ciò che va indossato dal lavoratore per proteggerlo da un rischio. Quindi se c'è qualcosa che mi cade in testa, che mi può cadere in testa, mi devo portare il casco. Se vado in un laboratorio e c'è una sostanza chimica pericolosa, probabilmente mi viene prescritta la mascherina, no? Quella a carboni attivi, per poter proteggermi da eventuali esalazioni pericolose. Io non credo che in nessuna delle situazioni, anzi, ne sono sicuro, non avete bisogno di dispositivi di protezione individuale, in quanto non sarete esposti a rischi per cui è previsto il dispositivo. Anche nei laboratori abbiamo fatto in modo che le sostanze, quando andrete a fare l'attività didattica, e in qualche modo le sostanze sono state portate via, sono state messe, diciamo, in armadi di sicurezza o in luoghi diversi non accessibili, diciamo, a nessuno, per cui non sarete esposti a sostanze chimiche. Utilizzerete le classiche attrezzature di laboratorio, quello sì, ma a prescindere, all'interno del documento troverete delle precauzioni, insomma, delle misure preventive che abbiamo messo in campo. In ogni caso, comunque, le attività che voi svolgete in questi luoghi particolari sono sempre, comunque, sorvegliate dai vostri tutor, sia il tutor, insomma, che vi accompagna in questa esperienza, e sia il tutor interno da parte dell'ISPRA. Non è necessario per voi nemmeno la sorveglianza sanitaria. Sorveglianza sanitaria, voi sapete che qualsiasi lavoratore, in questo caso anche voi come studenti, dovete essere sottoposti a un protocollo di sorveglianza sanitaria da parte del medico competente quando siete esposti a dei rischi particolari. Come vi dicevo, dall'analisi che abbiamo fatto, questi rischi particolari non ci sono, per cui non avete necessità di nessuna visita specialistica particolare o un protocollo di sorveglianza sanitaria. Quindi nel documento non troverete niente, cioè non dovete fare niente per questa attività che riguarda la sorveglianza sanitaria. Quello all'informazione, la formazione, l'integrazione delle formazioni è quello che stiamo facendo adesso. E poi, come vi dicevo, la figura principale per quanto riguarda la prevenzione sono i vostri tutor, che nel momento in cui svolgete attività lavorativa, insomma, no, a tutti gli effetti all'interno del nostro istituto, dovranno essere sempre presenti e pronti a intervenire o a darvi consigli del caso laddove ci dovesse essere qualche pericolo.
Quindi questo era quanto vi dovevo dire, insomma, in generale per quanto abbiamo fatto per la sicurezza. Vi volevo far vedere adesso i nostri edifici, no? Almeno diciamo la planimetria, in particolare le planimetrie delle vie di fuga, per darvi già un'idea di come è conformato l'edificio e di come muoversi all'interno in caso di emergenza. Fermo restando che i nostri edifici sono tutti quanti dotati, abbiamo le squadre d'emergenza, cioè personale preparato e predisposto ad intervenire qualora ci fosse la necessità di evacuare, di agire su un principio di incendio, piuttosto che di soccorrere una persona. Quindi abbiamo del personale preparato che è stato formato e sa come intervenire in caso di emergenza. Siamo dotati anche di un defibrillatore, che ce l'abbiamo al primo piano nella portineria, per cui con del personale preparato per gestire questo tipo di attività. Vi faccio vedere adesso le planimetrie. Allora, particolare questo. Allora, questo è l'edificio in cui siamo in questo momento. In particolare questa è la sala, ecco, questa sala qui è quella in cui ci troviamo adesso. L'edificio è una sorta di C, no? A forma di C, e queste sono le vie di fuga. Questo in particolare è un po' particolare perché è il piano terra. In ogni caso, dalla sala conferenze ci sono queste due uscite, questa e un'altra là in fondo, che portano direttamente all'esterno. Gli altri piani sono invece differenti. Tutte le vie di fuga, i percorsi, da qui vi ho fatto, ecco, una foto dell'edificio dall'alto presa da Google. Questo è il nostro edificio. Questo e in più quest'altro. Questo è Brancati 48, lo chiamiamo noi perché è il civico, in italiano Brancati 48, mentre questo è via Brancati 60. Frequenterete probabilmente entrambi gli edifici. Le vie di fuga, come vi potete vedere da questa slide, portano poi al punto di raccolta e lì poi ci dovremo raggruppare. Come si raggiunge il punto di raccolta, a prescindere, insomma, sarete comunque in ogni caso accompagnati dal tutor interno che sa come e dove condurvi, e in ogni caso c'è sempre la squadra degli addetti alle emergenze che in caso di o prova di evacuazione o una vera e propria emergenza, no? A cui doveste partecipare, in questo caso ci si ritrova al punto di raccolta e fino a quando poi non intervengono i soccorsi specializzati. Stesso discorso da questo edificio, qui non è mostrato questo edificio che è un po' più semplice di Brancati 48 e rettangolare, stesso discorso, il punto di raccolta è in ogni caso in un parchetto che è qui vicino a noi. Questi sono i numeri in caso di emergenza. Noi ne abbiamo uno, è quello generale, che è quello di tutti, il 112. Adesso ce l'abbiamo ormai unico, no? Non c'è più differenza tra il 118 e il 115, no? Basta fare il 112 e da lì si smistano le chiamate per i vigili del fuoco, per i carabinieri e quant'altro. Abbiamo poi un numero interno che è il 2883, raggiungibile da qualsiasi numero interno, che raggiunge una nostra sala operativa in cui c'è una persona nell'arco costantemente presenza e che può darci diciamo supporto per dare allarme e quant'altro. Come vi dicevo, abbiamo anche ovviamente le cassette di pronto soccorso e un defibrillatore nell'edificio per in caso dovesse servire. Speriamo che non debba essere. Vi faccio vedere un piano tipo, giusto se andate ai piani superiori, perché i piani dal primo in avanti sono tutti identici. Sono tutti uguali e sono fatti così. Si entra da questa parte centrale che si raggiunge con questi quattro ascensori che vedete, avete visto qui nell'atrio, oppure da queste due scale, queste colorate di giallo. Entra dalla parte centrale e praticamente l'edificio si sviluppa con un corridoio centrale e con edifici a destra e a sinistra, modulari, tutti uguali, non c'è nessuna particolare difficoltà. Le vie di fuga, oltre a quelle che vi ho fatto vedere, cioè uscendo dalla parte centrale si percorrono le scale, non gli ascensori perché sapete che gli
gli ascensori in caso di emergenza non si utilizzano. Sapete perché, no? Perché per un blackout potrebbero bloccarsi o in caso di incendio potrebbero essere proprio dei camini, no? Che veicolano il fumo, per cui insomma lì resteremmo intrappolati e staremmo peggio. Non sono questi ascensori a prova di fumo, cioè non sono sicuri in caso di incendio, per cui gli ascensori in caso di emergenza sicuramente non devono essere utilizzati. Però abbiamo a disposizione le due scale, anzi ne abbiamo a disposizione quattro di scale, sono queste due colorate di giallo e in più queste altre esterne, sono due scale direttamente esterne che portano sul retro dell'edificio e portano tutte quante portano a piano terra e univocamente, cioè non c'è modo di sbagliarsi, portano direttamente fuori. Dopodiché si va al punto di raccolta. Finito, tutto qua. Vi faccio vedere così, giusto anche Brancati 60, che è ancora più semplice di questo. Andiamo dal piano, faccio vedere un piano tipo. Ecco, questo è Brancati 60, cioè l'edificio di fronte a questo. Come vedete è rettangolare, anche questo è dotato è modulare, come vedete sono uffici e corridoi. In questo caso queste sono le scale di emergenza, sono tre, ce n'è una centrale e due, ce ne sono tre, quindi due sui lati e una centrale. Gli ascensori anche in questo caso non sono ascensori a prova di fumo, quindi non dovete utilizzarle. Anche qui in questo caso le scale portano direttamente all'esterno, quindi una volta che uno scende la scala viene praticamente veicolato all'esterno dell'edificio. Una volta all'esterno dell'edificio, così come vi ho fatto vedere nella slide precedente, si va al punto di raccolta, dove si attende, insomma, che finisca lo stato emergenziale. Va bene? Avrei finito. Vi faccio vedere anche, non so se questo è qualche progetto che va a Castelromano, in questo caso No, oggi non lo no, so. nessuno. Nessuno, infatti, immaginavo, però probabilmente c'è qualcuno che va a Milazzo, vero? Ecco, per i colleghi di Milazzo che ci sentono da Milazzo, beh, la situazione di Milazzo è un edificio molto semplice, è fatto di due piani, non ci sono particolari problematiche da segnalare, insomma, l'edificio non è complicato in sé, per cui non ci sono grossi problemi. Avete domande, dubbi particolari per qualcosa? Sono a disposizione, altrimenti io avrei concluso. Tutti soddisfatti? Ok, buon lavoro, in bocca al lupo.